Bella raga, oggi guardiamo YouTube Rewind. So che è un video un po' diverso dai classici che ci sono sul canale, però oggi diversifichiamo un po', no? Faccio sempre tanti video molto informativi, questo è un video un po' più così tranquillo, facciamo una reaction, ok? Quindi iniziamo subito. Allora, io ho già qui pronto il mio Rewind, non ho ancora guardato, metto gli auricolari, un bicchiere di succo. Via. Cosa ho appena visto? Pare quella era una scena di YouTube Rewind l'anno scorso, quella di Casey con le tipette che diceva K-pop! E poi bacio Casey che... That is so awkward. To watch. YouTube Rewind 2018, the most disliked video in the history of Non sto YouTube. capendo. Cioè... Breakfast at Tiffany's and bottles of bubbles. Girls with tattoos who like getting in trouble. Lashes and diamonds. Allora, quello che ho capito io finora è, hanno detto, giustamente, che il YouTube Rewind 2018 non è piaciuto e già che ammettono l'errore, tanta roba. Non so se lo risolveranno in 30 secondi, però andiamo avanti. Ok, quindi abbiamo visto dei video che hanno fatto molti like, immagino. C'era quello del, tipo, non so come chiamarlo, il pick-up della Tesla, non quello fatto dalla Tesla, però quello fatto da una ragazza che adesso io purtroppo non l'ho visto, però so che l'ha fatto. E, quindi sì, hanno fatto vedere i video che hanno fatto più like dicendo che noi siamo più bravi a capire cosa ci piace rispetto a loro. Sì, quindi adesso cos'è una compilation? Ah, giustamente la prima. Ok, abbiamo appena visto 10 video con più like di quest'anno di YouTube e alcuni li ho riconosciuti, quello del ragazzo che c'è Billie Eilish, il matrimonio di PewDiePie e... Come, aiutatemi, come si chiama? Marzia, e il video di MrBeast su... per fare più like possibili su YouTube. Sì, c'è anche perché MrBeast quest'anno ha davvero spaccato tutto, eh. Cioè già gli anni scorsi ha fatto molto bene, ma quest'anno tra Team Trees, questo video dei like, è davvero uno degli influencer, se non lo youtuber con più influenza, comunque con più momentum adesso in circolazione, davvero tanta tanta roba. Ancora Billie Eilish. Quello che stiamo guardando i video con più like però musicali. Ok, Old Town Road, Billie Eilish, sempre Billie Eilish ovunque. Ah, che palle, BTS. Ok, e Señorita quello che ho fatto più like. Qua c'è poco da dire. Sì, stanno facendo delle compilation delle robe con più like, quindi molto diverso, ma tagliando per le conclusioni, adesso andiamo avanti. Ok, video di ballo con più like. Va bene. Qua, videogiochi. I videogiochi più guardati. Con Billie Eilish sotto ancora, basta. Ok, cos'è Fortnite? Quello con più like, questa più visualizzazioni. GTA. No, Fortnite secondo, allora Minecraft. Cioè,
100 milioni di visualizzazioni. Video di trucco bellezza più guardati. Vabbè, non è che mi interessi tanto poi. Just watch this. Ah! Quindi, finito? Ah no, ok. Questi sono i 10... i 10 creator che sono cresciuti di più quest'anno. È iniziato quest'anno? Mi sembra di capire. Perché non ci sono io? Ah, figo, questo, quello dei magneti, li ho visti che sono fantastici. Ok, vabbè, ci sta. Creator quest'anno hanno spaccato tutti, ha iniziato appunto nel 2019. Creator ha fatto più views quest'anno, proprio puliti. Qualcuno di figo, metteteci. Marcus Brownlee, ok, Mr. Beast. No, non c'è nessuno di quelli che seguo io. Il Perfect, però loro sono bravi, comprensibile. Questa gente non so chi sia, vabbè. PewDiePie, non ci sta niente. Ok, questi sono altri record fatti da quanto ho capito. Le robe, quella che ha colpito il capo Plaza. I series 100 milioni, questi che hanno fatto. Yes. Ok. Ah, e dopo, vabbè, fanno vedere tutte le schermate finali. Va bene, allora, cosa abbiamo visto in questo video? È molto diverso con gli altri anni, raga. Di solito mi sembra che sia stato il primo anno solo che hanno fatto una roba del genere. C'era una qualche cantante che è andata là per il primo Rewind a fare una top 10 dei 10 video più guardati, e poi alla fine c'era il suo video appunto che era il primo video più guardato, perché sono chiamata, e mi sembra fosse il 2011, credo. Vabbè, e beh, dopo hanno sempre fatto quello stile classico che c'erano, di un botto di gente, casino, balletti, sketch, tutte robe, e l'ultimo anno è andato molto male. Quest'anno hanno voluto quindi proprio fare marcia indietro, cambiare completamente roba, e infatti c'è scritto qua sotto: nel 2018 abbiamo fatto qualcosa che non vi è piaciuto, per il Rewind 2019 vediamo cosa vi è piaciuto. E quindi hanno fatto vedere le cose con più like. A me non faceva schifo il Rewind anche negli anni scorsi, perché queste robe, no, piene di ignoranza, colori ovunque, gente che fa roba, sketch, casino, mi è sempre piaciuto, no? Però in effetti ho anche cringiato tanto a vedere quello del 2018, quindi questo no, questa è una raccolta di tutto quello che c'è da che è successo quest'anno. Però secondo me, boh, non lo so, potevano fare almeno chiamarli i creator che hanno nominato e farci magari qualche roba insieme, ricreare i loro video, non lo so, sto buttando via delle idee. Quindi sì, potevano fare di più, secondo me. Potevano dire no, possiamo chiamare i creator e ricreare i video, magari, boh, non lo so, fare premiazioni. Hanno fatto delle top 10 di base, e non è un male assolutamente, considerando anche come sono andati gli anni scorsi in Rewind. Quest'anno credo sia di sicuro meglio, ma tutto qua YouTube, cioè davvero non hanno chiamato gente che c'era da tantissimi anni, nel senso che hanno proprio cambiato facce, gente nuova. Giustamente quest'anno proprio statistiche, dati alla mano, la gente con più numeri, più like, più views, poi è andata dentro Rewind, non chi YouTube ha chiamato di qua e di là. Quindi di sicuro è una roba molto nuova, non so quanto sia figo, nel senso che, boh, sì, ho detto top 10, però di sicuro meglio della roba degli anni scorsi.
Secondo me mancano anche tante cose che dovevano esserci, ad esempio la gara, tra virgolette, che c'è stata tra T-Series e PewDiePie per i 100 milioni, che si hanno detto T-Series prima a fare 100 milioni, però insomma potevano evidenziare un po' di più, è stato un evento importante. Anche Team Trees, tutta l'idea di Mr. Beast per piantare alberi con il supporto di tanti creator, anche quello l'hanno appena fatto vedere con una parola di Mr. Beast, ma proprio 2 secondi, potevano metterci più enfasi. Spesso quelle cose da poi tornare a vedere dell'anno, no? Tornare proprio a rifresciare tutto, a rivederle, dice ah figo, mi ricordo, non vedere solo chi ha fatto meglio durante l'anno, non è un tirare le somme, è un tornare indietro. Fatto delle top 10, nel senso, capace un po' tutti, però scioccato dal fatto che Minecraft sia comunque più guardato di Fortnite, quello non me l'aspettavo assolutamente, quel gioco è impressionante, tipo da 10 anni che è uscito ancora a fare views, su views, cioè davvero, quest'anno sembra che abbiamo lavorato poco, di meno, nel senso che negli scorsi per quanto possa far cagare quello che hanno fatto una roba in grande, hanno chiamato gente, hanno registrato un botto di cose, hanno ricreato scene. Quest'anno hanno preso pezzi di video e li hanno ricaricati. Poi magari dovrei stare un attimo qua a riguardarlo per cogliere meglio alcune cose, però non c'è troppo da dire. Sono contento che abbiano ammesso i loro errori, cioè che hanno detto l'anno scorso non mi è piaciuto quello che abbiamo fatto, quest'anno abbiamo cambiato idea. Bravi, era giusto farlo. A me andava bene anche solo se avessero cambiato idea senza dire niente, senza dire l'anno scorso abbiamo sbagliato, però l'hanno ammesso, quindi anche meglio. Ci fa ragionare questa cosa su come la community italiana sia in nulla per YouTube, nel senso che non c'era un creator italiano, ma solamente qua non ci sono numeri adatti per andare su un YouTube Rewind così, fatto proprio solo che chi ha più like, più views, più robe, va. E quindi il Rewind di quest'anno è ok, secondo me, nel senso che se guardate anche adesso like e dislike, no, vabbè, qua sono un po' troppi, secondo me, che ci sono 1,3 milioni di like e 2,5 milioni di dislike. No, secondo me quest'anno non se li merita tutti questi dislike. Sì, magari sono stati un po' pigri, non hanno fatto troppa roba, hanno solo preso dei pezzi di video ricaricati, però quest'anno non è un video brutto, nel senso è un vedere chi ha fatto meglio. Però vi ho detto, non è un guardare tutto quello che è successo. Quindi, secondo me YouTube Rewind quest'anno ci sta, non lo guarderei più di una volta, però ci sta. Se questo video vi è piaciuto potete iscrivervi, lasciare un mi piace e commentare, l'anno prossimo ci andiamo anche noi a YouTube Rewind. No. Però fate un giro sul canale, ma ci sono tanti video fighi di tecnologia, proprio di tecnologia, non delle reaction, però va bene anche quello. Noi ci vediamo tra 2 giorni con un nuovo video. Bella raga!